Grazie Presidente. Come premessa vorrei fare una precisazione sui numeri, visto che si è detto che il Dipartimento e l'Assessorato sono in difficoltà, vorrei parlare di numeri. Il Dipartimento e l'Assessorato hanno prodotto recentissimamente, da quando il regolamento è entrato in vigore, 7 bandi. Sono nel 2019 5. E vorrei ricordare che nella passata consiliatura il numero di bandi pubblicati è stato pari a 0. Quindi certamente vogliamo fare di più e certamente stiamo lavorando per fare di più. Ricordo infatti che il Dipartimento sta lavorando a standardizzare i contratti, i disciplinari. C'è un lavoro di semina mastodontico che sta dando i suoi risultati, appunto esponenzialmente il numero di bandi sta aumentando, esponenzialmente il numero di contratti che saranno sottoscritti aumenterà e questi sono numeri, sono fatti. Dopodiché ricordo cosa, l'emendamento dello stesso consigliere Figliomeni che abbiamo approvato positivamente va a precisare proprio questo, ovvero che non c'è nessuna intenzione di lasciare carta bianca a Zetema e cambiare completamente il sistema di gestione degli impianti sportivi comunali, ma anzi tutto sarà sempre sotto il controllo del Dipartimento. E infatti appunto abbiamo approvato l'emendamento nel quale si dice che nelle premesse il Dipartimento dovrà redare delle linee guida per controllare questa procedura. Ho aggiunto, ma forse appunto non stavano ascoltando, che ulteriori precisazioni saranno inserite, come indicato dal segretario generale, nel regolamento per gli impianti sportivi comunali. E questo avverrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quindi non di fronte a, ricordo che il regolamento impianti sportivi comunali dal 2006, il vecchio regolamento era disallineato con le norme nazionali ed è stato questo che ha creato, che ha dato origine a avere oggi tanti contratti di concessione scaduti. E stiamo recuperando con una certa rapidità, devo dire, e ciò nonostante appunto vogliamo mettere in sicurezza tutto il patrimonio impiantistico sportivo e quindi se sarà necessario, visto che Zetema non so, già partecipato al 100% dal Comune di Roma, è uno strumento che le leggi ci consentono di utilizzare, e ovviamente lo faremo e andremo appunto nell'articolo 4 del nuovo regolamento, laddove diciamo che gli impianti possono essere affidati con un bando di servizi, oppure con partenariato pubblico-privato, oppure con convenzioni con altre istituzioni pubbliche, come già oggi avviene, ci sono impianti gestiti da Roma 3, impianti gestiti da federazioni sportive nazionali, ci saranno impianti gestiti da Zetema nelle modalità che stabilirà l'Assemblea Capitolina nel regolamento. Oggi modifichiamo lo statuto di Zetema perché prima di dire che nel regolamento come sarà possibile affidare degli impianti a Zetema, dobbiamo far sì che questo sia possibile appunto, quindi prima andiamo a modificare lo statuto e poi fisseremo bene i paletti sui quali tutti noi siamo molto attenti, siamo desiderosi di appunto stabilire delle linee guida molto dettagliate e appunto lo faremo, quindi così come abbiamo accolto positivamente i contributi delle opposizioni che hanno voluto lavorare con noi per migliorare il provvedimento, continueremo a farlo, invito tutti i colleghi a continuare a lavorare in commissione come stiamo facendo in questi mesi e consegno all'Aula il voto positivo sul delibera di oggi, grazie.